i pezzi colorati che dovranno essere adesso trattati col trasparente. Ovviamente il trasparente non verrà dato sulla parte metallica, che già presenta un effetto di invecchiamento che servirà poi, cioè, già raggiunto, e potrà essere solamente evidenziato attraverso l'utilizzo di trasparenti, diciamo, non usuali, come possono essere la gamma di viola e di marroni, mentre per gli altri tre il trasparente lucido sarà necessario per poi procedere ai lavaggi e all'applicazione di filtri. Quindi per questi tre pezzi, che comunque hanno un effetto di colorazione diverso, appunto perché sono state applicate tecniche diverse, utilizzeremo la Future per due di queste. Future, perfetto. E per la restante piastra un trasparente lucido a bomboletta acrilico, in maniera tale da non avere reazioni con i colori sottostanti in quanto acrilici. Ok, su questo pezzo abbiamo dato il trasparente lucido a bomboletta top coat della Gunze, e adesso la vernice è ancora fresca e quindi vediamo un effetto di distacco tra i diversi layer di colore. Questo effetto lo dovremmo apprezzare, quindi vedere se poi dover apportare delle correzioni una volta che la vernice si sarà asciugata anche solo parzialmente. Questa è l'applicazione trasparente lucido, oltre a permettere i lavaggi nel caso di colore sfumato eccetera, permette di valutare anche se le sfumature sono troppo marcate e quindi richiedono un abbassamento di qualche tono, riapplicando il colore base che è stato dato all'inizio della verniciatura. Adesso passeremo invece a dare la Future sugli altri due pezzi. Perfetto, adesso diamo la Future su queste due parti, una delle quali è stata colorata completamente con il mottling, l'altra invece è stata abbiamo utilizzato il mottling solo per fare l'ormeggiatura. In particolare questo pezzo è stato colorato partendo da una base completamente grigio scuro. Dopo aver dato la Future va pulito quasi immediatamente l'aerografo, e per farlo è sufficiente utilizzare il Glassex, che è praticamente la base di ammoniaca e speed alcohol, permette di togliere tutti i residui di Future dalla coppetta e dalla duse e dal puntale dell'aerografo stesso. Quindi adesso andiamo con il Glassex, in genere 3-4 passate, 3-4 passate di Glassex direttamente nella coppetta, l'aerografo è pulito. Ovviamente il Glassex lascia un residuo un po' oleoso, quindi nel caso in cui bisogna ovviamente riutilizzare l'aerografo per dare un altro colore, un ciclo con l'acqua, con l'alcol è opportuno. Allora, abbiamo dato i trasparenti lucidi sopra i pezzi. Questo qui è con il trasparente a bomboletta, trasparente a bomboletta, questi due con la Future. Ok, e adesso praticamente dopo aver dato il trasparente non risultano grossi stacchi di colore tra le parti, tra il verde base e le parti sfumate, quindi possiamo procedere con i lavaggi e i successivi invecchiamenti per far risaltare le pannellature e per modulare il colore, che però non faremo in questo video. Ok, adesso proviamo a giocare un po' con alcuni effetti ombra particolari, magari usando dei colori un pochino inusuali, tenendo conto che immaginiamo che sia un modello appunto fantasy, e ad esempio un'astronave che si trova quindi nello spazio, quindi con dei riflessi anche particolari. Proviamo, immaginando che questa sia una pannellatura verticale con una luce che arriva magari diagonalmente dal lato destro verso il basso, proviamo a dare una serie di sfumature e ombreggiature particolari. Il colore che proviamo a utilizzare in questo caso è il viola, un porpora trasparente, scusate.
utilizzando un qualche criterio particolare. Guarda, non so, non vado netto, ma tengo sempre un movimento un po' andulato, perché dobbiamo immaginare che comunque sia, si immagina che il mezzo sia anche un po' in movimento, no? Quindi non sia statico. Okay. Quindi piuttosto che fare una linea netta, decisa, cerchiamo di mantenere sempre un movimento un pochino ondulato, no? Quindi l'idea è in qualche modo di dare, di trasmettere anche un minimo di sensazione. Anche l'applicazione segue un, cioè, abbastanza casuale, cioè le zone dove si... No, le zone non sono in teoria casuali, perché se io metto il pannello verticale immagino che la luce colpisca di verso qua, questa direzione. Perfetto. Ok. Quindi ora non ci siamo messi a studiare in maniera particolare, no? Come si distribuiscono le ombre, però l'idea è quello di cercare di dare il più possibile quello che è un effetto finale. A questo punto facciamo un ulteriore passaggio per rimarcare ancora di più le zone che sono maggiormente in ombra, quelle, quindi quelle vicine, più vicine ai pannelli. Non utilizziamo quindi, come dicevo, un classico colore, no? Scuro, tipo nero o grigio, ma utilizziamo una tonalità di marrone sempre trasparente da sovrapporre al colore viola dato precedente. Quindi l'effetto finale che si otterrà è sulle parti più scure un colore, diciamo, melange. Okay. No, logicamente più vicino ai bordi, perché in quelle zone l'ombra è ancora più scura, certo. Ho tolto logicamente il puntale. Bravissimo. In modo che riesca ad avvicinarmi molto con l'aerografo, ma anche con la testa, quello che... con l'aerografo, la parte che voglio dipingere. Logicamente qua ci vuole un po' di abitudine, riuscire ad avere la giusta sensibilità e la corretta deduzione del colore e pressione. No, legale. Tanto esercizio. Un po' di esercizio, sì. Allora, logicamente qua non siamo stati molto attenti, no? Distribuiscono le ombre, come si proiettano. L'idea era semplicemente quella di riuscire a dare un effetto, una visione dell'effetto che si potrebbe ottenere utilizzando quindi delle ombreggiature. Aspetta che ti lo staggio le telecamere. Ombreggiature diverse rispetto, no, alle usuali. Alle usuali. Attenzione, facciamo attenzione, il colore è ancora fresco, quindi nel momento in cui si asciuga si attenua molto, diventa più naturale e meno evidente. Tenete conto che i trasparenti hanno dei tempi di asciugatura più elevata rispetto agli opachi. Vuoi dare qualche altro effetto? Oh, logicamente poi volendo possiamo, se vogliamo ulteriormente scurire, possiamo usare i classici shading gray piuttosto che smoke trasparenti e quant'altro.